Eccoci nuovamente all'interno del mio canale YouTube dedicato al mondo dei flauti e sul sito lezionidiflauto.it. In questa mini lezione di flauto di pan, o meglio di musica in generale, ti spiegherò qualche esercizio per imparare a suonare a tempo. Imparare a suonare a tempo è qualcosa che tutti i musicisti devono fare e che all'inizio costa un po' di impegno e fatica. Prima di cominciare, iscriviti a questo canale se non sei ancora iscritto, attiva anche la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornato e poi visita, ti invito a visitare, dopo aver visto questa lezione, il sito lezionidiflauto.it dove potrai trovare tutti i miei metodi per imparare a suonare non solo il flauto di pan ma anche il flauto dolce, il tin whistle, l'ocarina, il flauto traverso e tanti naturalmente articoli che riguardano questo mondo. Come dicevo, per imparare a suonare a tempo ci sono degli esercizi che possiamo fare ed è fondamentale munirci di un metronomo. Il metronomo si può scaricare gratuitamente per il telefonino o lo troviamo anche online o possiamo anche acquistare un classico metronomo, magari di quelli classici di legno oppure di quelli elettronici, non c'è nessuna differenza. Quello che conta è che noi possiamo mettere il nostro metronomo in 4 quarti, per esempio, e farci scandire il tempo da lui. Un primo esercizio che possiamo fare è contare insieme al metronomo. Adesso, per esempio, io ho impostato 54 bpm, quindi una velocità moderata, abbastanza lenta. 1, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. In pratica contiamo con il metronomo. Naturalmente dobbiamo cercare di pronunciare questi numeri, questi quattro numeri, esattamente su ogni beep del metronomo. Un altro esercizio che possiamo fare, sempre con la voce, è saltare un numero. Per esempio, supponiamo di saltare il 3. Uno, due, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4. Che cosa succede? Che all'interno della nostra mente noi manteniamo il conteggio, quindi creiamo quello che è una specie di orologio al nostro interno che continua a seguire il tempo. Per rendere le cose ancora più complesse possiamo contare, o meglio pronunciare, in ottavi. In questo caso pronunciamo delle note perché viene più facile. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Uno cadrà con il beep, sul beep, e uno sarà sempre in mezzo a due beep. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Proviamo poi a saltare una nota, per esempio il fa, sia all'andata che al ritorno. Do, re, mi, sol, mi, re, do, re, mi. Sol, mi, re, do, re, mi, sol, mi, re, do. Vedrai che questo esercizio è un po' più complesso, perché dobbiamo tenere traccia del tempo, ma dobbiamo fermarci con la voce e non pronunciare la nota, in questo caso fa. Naturalmente, tu stesso puoi inventare i tuoi esercizi di questo tipo decidendo di saltare una nota diversa o di saltare più note. In questo modo diventerà sempre più complesso. Naturalmente poi possiamo anche iniziare a suonare sul metronomo con il flauto. Possiamo anche saltare delle note. Ecco,
Ecco, il mio consiglio è di cominciare prima con la voce, pronunciare i quarti con dei numeri, gli ottavi con dei nomi delle note, e quando poi ti senti più sicuro puoi cominciare a suonare il flauto, perché ricordati che poi lo strumento musicale va ad aggiungere un po' di difficoltà perché c'è la tecnica per suonarlo, oltre al fatto di dover seguire il tempo. Bene, io ti auguro buono studio, ti invito a contattarmi se vuoi imparare a suonare. E ti do appuntamento qui sul canale YouTube e sul mio sito lezionidiflauto.it per la prossima. Ciao!